darvi le posture che io ritengo più corrette da adottare per suonare il nostro amato strumento. Fondamentalmente ce ne sono tre. Una seduta in questo modo, potete avere le gambe sia incrociate così, sia nella posizione del mezzo loto. L'importante è che abbiate un supporto di almeno, ecco, una quindicina di centimetri sotto, una decina, una quindicina di centimetri, che vi permetta di stare in posizione eretta senza andare in questa sorta di cifosi, cioè senza collassare e quindi comprimere il diaframma. Quindi la posizione corretta è quella con un supporto sotto e possiamo così comodamente suonare avendo anche il didgeridoo con la campana all'altezza della base d'appoggio, più o meno all'altezza della base d'appoggio. Idealmente la campana dovrebbe essere anche diciamo, quando suoniamo su sedia e anche quando suoniamo in piedi, vi spiegherò poi perché, con la campana all'altezza della base d'appoggio, che fisiologicamente corrisponde con la zona perineale, no? Proprio o l'osso sacro, quindi dove finisce o dove inizia la colonna, a seconda di come la guardiate. Ok, quindi questa è la prima posizione. La seconda è quella seduta, appunto. Quindi ci mettiamo in questa posizione, se abbiamo uno stand endless meglio, altrimenti dovremo cercare un appoggio che ci permetta, appunto, come dicevo, di avere lo strumento leggermente inclinato, tanto da far arrivare la campana più o meno alla base d'appoggio, quindi perineo, osso sacro. Questo perché? Perché naturalmente, forse no, non me lo anticipo, ve lo spiego dopo. Quindi in questa posizione è abbastanza comoda se teniamo la schiena lontano, distante dallo schienale, in modo tale da stare dritti, comodi, ma se invece vogliamo appoggiare la schiena allo schienale, può essere utile mettere un cuscino, ecco, se lo schienale non è ergonomico, in modo tale da preservare la curvatura delle lombari. Questo sempre per evitare il discorso della cifosi, quindi la naturale lordosi delle lombari deve essere rispettata, la curva, la S della colonna vertebrale. Ok, spalle basse, rilassate, questo ci aiuta moltissimo, per esempio, avere uno stand handless, quindi che sostenga il didgeridoo, perché a furia di tenere il didgeridoo con lo sforzo muscolare delle braccia si tende a irrigidire la zona dei trapezi del collo. Ok? Bene, questa è la seconda postura. Arriviamo invece al terzo aspetto, che la terza postura, cioè suonare il didgeridoo in piedi, lo si fa con strumenti particolarmente leggeri, uso un didgeribone, ma potrebbe essere anche uno strumento in vetro resina. Perché dicevo, è scorretto tenere lo strumento parallelo, perché prima di tutto ci costringe ad assumere una posizione che è innaturale. Il nostro sguardo e la nostra testa è naturalmente leggermente inclinata, nessuno cammina o si muove così, avendo bocca, occhi, sguardo e testa paralleli al pavimento. Una postura che naturalmente è inclinata verso il pavimento di, non dico 45 gradi, ma quasi. E quindi anche la postura del didgeridoo, per non coinvolgere i muscoli del collo e della schiena, deve rispettare in piedi questo tipo di propensione naturale del corpo. E quindi, come vedete, anche in questo caso la base, cioè la campana,
coincide più o meno con la zona dell'osso pubico o perineale o dell'osso sacro, no? Quindi in tutte e tre le posizioni si cerca di rispettare questa naturale inclinazione e non vi troverete a essere troppo rigidi oppure, al contrario, troppo curvi in avanti, ok? Quindi questa è una postura naturalmente scorretta, questa è una postura innaturale e scorretta, la postura comoda è questa, con le spalle basse, rilassate, stessa postura che viene rispettata in tutte e tre le posizioni, seduta per terra, su sedia e in piedi. Grazie e al prossimo video.